Sarebbe bello che i telespettatori sentissero i rumori di fondo che vengono dal ventre dello stadio, alle grida di esultanza del Verona corrisponde il silenzio quasi glaciale dei danesi del Nord Zealand che a un certo momento, e giustamente anche, erano convinti di avere in mano la finale. Già si sarà capito che è il Verona invece che ha i calci di rigore. Grazie alle prodezze del portiere Ravetta ad acquistato il diritto di sfidare la Juventus che nell'altra partita ha superato molto più faticosamente di quello che può far pensare il risultato il Parma. 4-3 il risultato finale con i bianconeri in vantaggio per 3-0, poi raggiunti dal Parma sul 3 pari e gol nel finale di Kean, il colore del 2000. Che comunque questa sera, se non già domani, dovrà partire per la nazionale Under 15 che è impegnata in una tournée amichevole in Albania. Quindi per la Juve sarà una grossa perdita in vista della finale di martedì, in programma alle 15 allo stadio di Via Pomeri ad Arco, finale che vedrà opposte il Verona, appunto, e la Juventus. La finalista dello scorso anno e la vincitrice di 2 anni fa. La partita sarà arbitrata dall'arbitro Dino Tomasi, un arbitro che consente agli organizzatori del torneo di poter puntare su un fischietto di qualità per tutte le finali. Aveva cominciato a Agnolin di Bassano del Grappa molti anni fa, quando giocava ancora Pierpaolo Bresciani. Dino Tomasi è un arbitro di sicuro avvenire ed è uno dei più gettonati nella Canon DA.